Bongour. Ragazzi, e c'è da dire Bongour davvero, perché siamo in aeroporto, finalmente. Guardate che viso, sono tipo le 6:30, ok? Sono allinate, ho già imbarcato il mio bagaglino lì e ora devo fare tutti i controlli. L'unica cosa è che, per il momento sono solo. Non so se ci deve essere qualcuno. Vabbè, fatto sta. Raghi, oggi andiamo a Parigi e voi venite con me. Raga, ovviamente che lo devono fare il controllo a campione per vedere quanti soldi ha uno. A me mi hanno portato dentro una stanzetta e mi hanno fatto aprire la borsa per vedere nel borsello quanti soldi avevo. Ho fatto, guarda, caschi male, avrò 100 euro massimo. Ah, ok, fino a 10.000 puoi fare tutto quello che vuoi. Va bene, partita bene. Quasi faccio un po' di shopping, tanto il tempo c'è ancora. Ci siamo, a 21. Eccolo qua. Ci siamo, Stiamo per andare in aereo. Arrivé. A terre. Io non so dove devo andare in realtà, però prima c'è da ritirare il bagaglio, sperando di non perdersi, e poi vediamo. Carino questo aeroportino. Ora, a regola io dovrei andare laggiù. C'è scritto baggages. Andiamo a vedere. Dovrebbe essere questo qui, raga. Ce l'ho fatta. Non me l'hanno perso, ce l'ho. Ora bisogna uscire. Ora c'è scritto sorti di qua, quindi andiamo di qua. Ho visto il cartellino, ho detto Yehuda, e mi hanno detto sì, mettiti lì. Ora mi sono messo qui, aspettiamo un pochino e vediamo. Ok, sì, noi seguiamo questi individui, chissà che fine faremo. I don't know. Ok, questo è il cosino, carino. Quella del giro delle tic tac. E dopo 2 ore di macchina ci siamo. Penso che sia questo. Raga, allora, la stanza, ok, questa qua, è in legno. Ora dopo ve la faccio vedere. Comunque, sono arrivato 2 ore e mezzo. Piano 2, guardiamo. Questo è il nostro corridoio. Ah, ci siamo. 226, questa è la 225, 224, 226. Pronti? Vedete? Carina il legno. Che cosa? Ecco. Ok. Siamo pronti a vedere che cosa è. La madò. Ma e io dove? Allora, raga, ecco, terra, che? Ma io come faccio? La luce dov'è? Quella è la luce del bagno. Questa luce? Ah, ok. Fatemi vedere una cosa veloce. Oh, cos'è? Oh, vabbè, è morto. Ma che è sto coso enorme? Room tour! Eccoci qua. Allora, questa è la mia stanzetta. Alla nostra destra, guardiamo il bagno. No, marron! Bello! La vasca, raga! Allora... Bello, tutto in otto. Oh, il body wash, shampoo, conditioner, Balmain. Ruberò tutto, sappiatelo. Allora, super, ma che carino. Bello, mi piace. Cos'è? In ottone, in metallo? Super, super. Ora poi controlliamo tutto, eh. Cosa c'è di qua? Di qua ci sarà il WC. Ok, sì. Bellino. Ci sta, raga. Cosa importantissima. Qui, cosa c'è qui dentro? Shower cap, ok. E poi cotton bud, ok. Ci sta.
Avrei preferito anche lo spazzolino. Ah! L'ho preso lo spazzolino. Spero di sì. Comunque, due asciughini, così, poi qui che cosa c'è? Qui ci dovrebbe essere il fono. No! È questo. Questo qua. Meno male mi sono tagliato i capelli. Poi vabbè, altri due asciugamani. Oh, l'accappatoio con le pattine. Questo sarà mio. Lo ruberò. E poi abbiamo... Oh no! Quanto peso? Ma nemmeno 70 kg. Sono dimagrito dell'altro, ragazzi. Impossibile. Vabbè, ci sta. Carino, dai. La prima volta che trovo una cosa del genere. Poi abbiamo anche il nostro specchio, il super specchio e il tappetino antiscivolo. Ok, l'altro tappetino, un coso, un altro asciugamano. Bello, mi piace questo bagno. Andiamo però di qua. Questo sono io in tutta la mia non bellezza. Ma qui. Questo dovrebbe essere per metterci sopra la borsa, tipo la valigia, ora poi lo userò. E qui, dopo il corridoio, eccoci nella mia stanza. Cosa notate? Subito. Scusate, che cos'è questo coso? È super peso, beh, è caldissimo, siamo pazzi. Comunque, il letto è super, super enorme. Raga. È incredibile, penso che sia uno dei più grandi che io abbia mai visto. Ma di qua che cosa abbiamo? Di qua abbiamo la caffettiera, l'acqua, e poi questo dovrebbe essere la teiera. Poi qui c'è un qualcosa per scrivere. E poi qua cosa abbiamo? Ah, wow! Le nocciolène. La frutta secca, delle caramelle, abbiamo delle sel de Camargue, ok, sono tipo patatine, chips, sì. Poi, pur, cos'è sta roba? Bête jaune, questo non so che cosa sia, raga, però, ah, di qua... Oh, le capsule del nostro espresso. Questo è latte, dovrebbe essere. E poi il nostro zuccherino. Tra l'altro, anche una fame, muoio. Andiamo al... no! Ah, non me l'aspettavo che era qui. Che cosa abbiamo nel nostro frigorifero? La Heineken. Poi abbiamo... Questo che cos'è? Baduit. Ma non lo so, carino. Questo, Perrier e poi un'acqua, spero. Spero che almeno questa sia un'acqua. Poi abbiamo la Coca-Cola zero, quella normale. Abbiamo una Sprite, abbiamo una Fanta, no, un Lipton, un tè e poi un zucchino alla mela bio. E poi abbiamo anche un torroncino, un cioccolato, però io direi che di cioccolato anche meno. Ultimo, niente, ma una volta ci trovo dei soldi. Ma veniamo di qua. Qui che cosa c'è? Qui c'è la cassaforte. Ok, anche qui, ma una volta che ci trovo dei soldi. Qui non abbiamo niente. Qui non abbiamo niente. E qua che cosa abbiamo? Che cos'è questo, secondo voi? Controlliamo. Guardiamo tutto. Tanto anche se mi dovesse cadere il telefono, c'è la moquette. Quindi un punto in più per... Che cos'è? No! Morto! Mazzella! Meno male! Meno male! Oh, il ferro da stiro verticale, bravi! Bravi, che bello! Poi abbiamo il kit da cucitura. Qualcosa per le scarpe, bello, bello. E poi qua il primo armadio e di qua il secondo armadietto. Bellino! Il telefono, no, morto, che fai così e pigi? Ah no, forse no. Vabbè, comunque puoi pigiare così anche. Ok, bellino, bellino. Questa che cos'è? Una luce? Bello questo. Anche questo. Ehi tu, mamma, questo non mi metterà ansia, io che dormo. Ma continuiamo perché
Oltre questo vaso super bello, abbiamo questa mega televisione incastonée in questo specchio, in questo, sì, è uno specchio, vedete, così, bello, tutto, bello anche il finto caminetto con Anvils and Paris, due rivistine. Di qua abbiamo un divano a un posto, boh, non mi piace molto questo, ma qui, che cos'è tutta quella roba? Che cos'è tutta quella roba? Io volevo far finta di niente, ma in realtà abbiamo un regalino. Bienvenue a Paris! Exo, exo, yepo da! Perché, raga, se non l'avete ancora capito... Bellina questa! Vabbè, se non l'avete ancora capito, siamo qui con yepo da! Oh mamma, devo vedere tutta sta roba. Sto male. Male. Allora... Come faccio? Qui non posso attaccare il telefono da nessuna parte. Lo posso attaccare qui? Così? Oh, zitti! Zitti! Allora, vedete? Meno male che ho un buco libero nella cosa. Nella valigia. Mamma, che bello! Allora, abbiamo una Rasberg di Yapoda. Ma che cosa abbiamo qua? No, un'altra. Mi appiccica. Oh, è un beauty nel beauty. Stupendo. Adoro. Perché questo è grosso, ok? Che ha anche una tasca qui. Poi ne ha altre due di qua. Grazie, Yepoda. Questo mi serviva, perché ancora non ce l'avevo tuo. E poi che cosa abbiamo? Abbiamo il nostro pannettino, questo, ok? E poi iniziamo a vedere i prodotti. Crema per il sole, ci sta. SPF 50, super, perché c'è un sole anche ora, è uscito fuori un caldo si muore. The Midnight Magic, ci sta per stanotte. The Glow Hero, ovviamente tutto versione da viaggio, The Purify Hero, che l'ho finito, quindi bravissimi. Make My Day, la crema da giorno. E poi abbiamo un Repair Hero. Oh mamma, ma tutto, ma hanno dato tutta la linea, The Bubble Double, The Mist Have, adoro. Abbiamo anche The Calm Balm con la... Fammi vedere se è quella prima di fare una figuretta. Sì, carino, bellissimo, ok. E poi sì, meno male perché questi me ne sono dimenticati a casa. I puff per le occhiaie. Sì, grazie. Grazie, eccoli qua. Mamma belli, non vedo l'ora stasera di fare una bella skincareina. Se ci arriverò a stasera, perché mi hanno detto c'è da foto 100 miliardi di cose. Allora, ora è praticamente tipo mezzogiorno. Noi siamo atterrati alle 10, ma il fatto è che il viaggio in macchina è durato 2 ore. Ragazzi, ci è voluto di più. Dall'aeroporto a venire qua in centro, che anda da Milano a Parigi, è una cosa assurda, bellino questo. Ora dopo metto tutto qui dentro, ho tempo fino 2 alle, no, 10 alle 2 mi hanno detto, bisogna tornare tutti giù che poi andiamo a pranzo e poi penso si ritorna qua, ci cambiamo, ci prepariamo per l'evento e iniziamo. Però che bello, mamma, ma che bella questa cosa, però bisogna finire il room tour. In quanto da quest'altra parte abbiamo il room service e welcome at Hotel Scribe. E poi qua c'è questa finestra. Allora avrei preferito un balconcino, ma anche un minimo. Però, oh, vabbè, guardiamo se s'apre. S'apre? Sì. Aspetta. Oh, ma come mai non si sente niente? Ah, oh, shock! Ma è una finestra, non finestra. Capisci? No? Vabbè, sono scioccato. E allora cosa me la fate aprire a fare? Se tanto... Vabbè, lascia perdere. Poi c'è anche la tenda, ma... Veniamo a noi. Dobbiamo assolutissimamente vedere questo mega letto. Oh mio Dio, affondo! No, è troppo grande. Ma è troppo grosso, stoso.
Ma com'è possibile? Ah, possibile! Cioè, è enorme, ma quanta roba. Cioè, vedete? C'è un qualcosa qui sotto che non capisco. Lo vedremo stasera. Non vi preoccupa, ora fatemi lavare le mani, lavare il viso, far pipì, mi sistemo un attimo e poi ci prepariamo per riscendere ed iniziare finalmente questa nuovissima giornata insieme. Raga, allora stavo provando ad andare in bagno, ok? Perché comunque il jet lag, tutto quanto, mi entra uno in camera per cambiarmi l'acqua. Perché è entrato, mi fa bonjour, bonjour, ciao, ciao, le mini bar. E io, pensando che avesse detto è pieno il tuo mini bar, gli ho detto oui. E questo è entrato e mi fa just for cambiare l'acqua. Ok, si parte bene. Oggi è super, ma nessuno rovinerà questo bellissimo pomeriggio insieme a Yepoda. Siamo partiti con la finanza che mi guarda i soldi per vedere se sono un trafficante, non lo so, un contrabbandiere. Questo che mi entra in camera, così come se ci fosse un domani. Vabbè, però ci siamo. Ma di uscire, proviamo. Sto Deca, tanto dovrebbe essere gratis a regola. Guardiamo. No, che cavolo è? Prendiamo anche lo zuccherin, che è questo qua. Basta, oh! Comunque non capisco come mai qua, in questa camera, il telefono mi si appiccica ovunque, mi si attacca ovunque, a casa mia casca. I don't know, però ho due mani libere per parlare, adoro! Tazzina, super, caffè, un po' meno. Vista su Parigi, ancora più super! Perché praticamente vedo la gente che va a giro. Andiamo qui, regalato! Forse, non lo so, probabile. Allora, è molto particolare perché ci hanno fatto scegliere da bere e poi ci ha detto, penso di aver capito, portiamo poi il cibo noi, boh! Secondo me hanno già fatto un menù e ci portano le robe così. Vediamo, e poi facciamo anche una votazione. Zuppettina con un po' di frutta sec. Secondo abbiamo pollo con patate. E dopo sto pranzo, oh, si arriva in camera perché mi devo riposare, mi devo cambiare, mi devo lavare, basta. È arrivato il momento di provare questa mega mega doccia. Facciamoci la doccia. Io sono stanco, raga, ma dobbiamo mettere il turbo. Allora, fammi vedere questo coso bellino. Sì, però manca il cappuccetto per i capelli. Cioè, sarebbe un bottone, ma non capisco. Vabbè, facciamoci sta doccia, proviamola. Come si fa? Allora, è un po' un problema. Oh Jesus! Mi stavo per sbagliare! Però bello! Allora, facciamo la doccia. Non so come far mettere l'acqua calda. Che bellezza! Mamma, che bello! Mi sento riavere, raga! Mamma, che bello! Mamma mia! Wow, fantastico! Ormai ci siamo, facciamo anche una breve skincareina che io mi ero portato, tra le altre cose, tutto il mio set da viaggio di Yepoda. Ma la sabbia che proprio regolavano, che bello! Comunque, meglio così ho le scorte per quando rifinirò tutto. Allora, mi sto pulendo un attimo perché praticamente ero truccato da stamani all'alba. E poi
tutto questo per ritruccarci e poi usciamo perché abbiamo esattamente 30 minuti per fare tutto e poi ci incontriamo tutti giù fuori nella hall per poi andare all'evento vero e proprio di Iepola che ha in serbo qualcosa per noi tipo una masterclass di skincare beauty coreana e poi probabilmente sarà presentato un nuovo prodotto, ma io non vi ho detto nulla. Comunque raga, pensavo di che mi venisse tipo l'ansia, perché lo sapete, no? Che quando io faccio dei viaggi così, poi che sono solo a maggior ragione, boh, pensavo che mi prendesse male. In realtà no, sta andando tutto alla grande. Per il momento me la sto godendo, mi sto anche adesso in questo momento rilassando e prendiamolo come un divertimento, no? Ok? Quindi speriamo che continui così anche tutta la sera. Fatto tutto, raga, perché non si vede neanche una minima traccia di trucco nel, meno male, nell'asciugamanino. E ora possiamo andare con le varie creme. Frattempo ho scoperto che per casual chic vanno benissimo i jeans, quindi meno male che li ho portati. Quindi ora mi metto le mutandine, ci vestiamo e ci proviamo tutto l'ambaratam con i jeans, ennesimamente. E poi decidiamo, raga, perché comunque la giacca, il blazer, un po' oversize ce l'ho. La t-shirt ce l'ho, anzi, ora usiamo anche il ferro da stiro, così la mettiamo a modo perché, guardate, è un po' sgualcitina perché è stato dentro il trolley. Però adesso vi faccio vedere. Eccolo qua. Casual chic. Così sarebbe. Vi posso dire, super approvato questo bamboccione. Lo amo. Ora non è che abbia fatto chissà che cosa, eh. Però la maglietta è pronta. È tutto pronto. Non resta adesso che vestirsi e piangere perché mi farò schifo. Allora, vi posso dire... Con i jeans non mi piace, le scarpe tanto tanto, si vede che sono di un altro colore, però boh, vorrei provarmi gli altri pantaloni. Very much better, secondo me. Molto. Sì. Ok, ci sta. Possiamo andare così. Ora c'è da vedere cosa c'entra in questa borsa praticamente. Niente. Ci devo mettere il portacarte e poi vorrei portare... l'altro telefono, perché non si sa mai, metti caso che questo mi si... cosa? Vediamo. Allora. Dai, c'entra per forza. Il telefono c'entra. Sì, ok. Il portacarte anche. Ok. Ma per ora c'entra tutto. Poi vorrei portarmi un po' di fazzoletti, che non si sa mai. E poi che dire... la luce questa, ma questa non mi c'entra. E siamo pronti. Allora, come profumo mi sono portato Black Opium, perché ormai così stiamo in tema Saint Laurent e sì, dai, alla fine mi metto questi pantaloni e mi porto anche il correttore, perché non si sa mai, possiamo andare che sono in ritardo. Giaccone preso, cioè cappotto preso, i miei occhiali preferite. La chiave della camera che la mettiamo dentro questa pochette super pesante a questo punto, però oh, c'è entrato quasi tutto, a parte questo me lo metterò in tasca del cappotto, insomma, e andiamo. Raga, volevo farvi vedere la Torre Eiffel, ma il nostro van è andato in giù e quindi vi beccate questa. Oh, ora potete vederla a modo, ah, quanto è bella! E poi di qua... benvenuti nel battello di Jepoda. Ok, ci siamo! Ci siamo! Raghi! Siamo sopra il battello, la barca, e ne stiamo approfittando per fare tutte le foto, bellino! E nel frattempo stanno arrivando anche tutti gli altri. E qui, raga, ci sarà la serata karaoke. Voglio vedere. Ci siamo tutti concentrati sulla Torre Eiffel, però se noi si va di qua, c'è comunque la Senna, raga.
guardate che bel tramontino tra un pochino. Raga, comunque super anteprima, solo per voi, ve lo dico. Oggi masterclass presentation, nuovo prodotto Yepodan. Andiamo! Ok, scusami. E adesso siamo all'interno e vedete che ci sono anche i posti tutti assegnatini. Non vorrei vedere cosa c'è qui dentro, ma aspettiamo. Raga, qua inizia il voiceover perché è iniziata la masterclass con il makeup artist Ham Kyung-sik, makeup artist sudcoreano dei K-pop idol, super famoso, e tra le altre cose parlava sudcoreano, poi c'era la traduttrice in inglese e quindi per semplificarvi meglio il tutto vi dico in poche parole quello che ci ha spiegato. Innanzitutto ci ha ricordato che praticamente per fare una super skincare d'effetto, per avere una pelle super luminosa, super sana, super bella, bisogna fare sempre 3 step. Il primo step è la doppia detersione, il secondo step è quello dell'idratazione e il terzo step è quello di usare le creme per il sole, per intenderci la crema solare. Io vi devo dire che quell'ultimo step lo salto molto spesso, però ci ha fatto vedere anche come lui mette e usa tutti i prodotti di Yepoda in ordine, e ci sono anche delle cose strane che non avevo mai provato. E tra le altre cose ha provato anche il nuovissimo prodotto presentato oggi, che è il fondotinta Caution di Divide Day. Praticamente unisce il fondotinta alla crema solare. Ci ha anche detto che praticamente in Sud Corea ormai nessuno più usa i fondotinta, quelli liquidi che vanno tanto di moda qui in Italia e comunque in Europa, e che questo è super super efficace per avere comunque un effetto sia levigato ma anche dare alla pelle un look luminoso. Infine, come blush ha usato il multibalm. È una cosa che io non avevo mai visto perché sono ignorante, però sicuramente una volta tornato a casa proverò anche questa cosa per avere un po' le guanciotte rosse. Mi è piaciuto moltissimo e soprattutto ho imparato cose nuove. Per esempio, lui ci ha fatto notare e ci ha anche detto di riusare alla fine del make-up il demi-stave, perché così il trucco rimane molto più fissato e nonostante questo ti rimane una pelle super super luminosa e praticamente è come se tu avessi soltanto fatto la skincare e hai questa pelle super sana e super bella. L'abbiamo fatta, raga. Ora poi dopo facciamo anche la prova per vedere se ho capito tutto oppure no. Ora bisogna aspettare un attimino. Ci verranno a chiamare per prendere la nostra scelta. Però parapapam. Eccoci qua, illuminé come l'illuminé che ho qua. Là ci sono tutti i cosi per provare la nostra foundation. Poi lì ci sono i gel carini. Ho trovato il cibo. Ecco, finito. Oh, vabbè, lo riporteranno, non vi preoccupate. Raghi, è illuminé. Tra un po' è il nostro turno, raghi. E ci siamo. Io che entro dentro il video di The Lady. The Lady che entra dentro il mio video. E ci siamo. Allora, raga, ora tocca a me finalmente. Ok. Sai un po' come
o uno o due. Non lo so perché. Forse secondo me più due che uno. Perché. Ok, questo o è tre. Due o tre. Perché uno sono io qua. Ah no, no. No. Sì. Facciamo due sempre più caldo sulla fronte, okay. Sulla pelle. Come puoi vedere. Sembra abbastanza. Ma secondo me sta. Vuoi provare i tre? Sì, magari per vedere. Sì, per vedere, perché può succedere che nell'estate se ti abbronzi. Ah, sì. Ma per i sottotoni forse, ah, okay, funziona un po' meglio. Provato. Beh, forse il 3. Sì, infatti. Sì. Secondo me il 3. Il 3 è il mio. Grazie. Beh, oddio, sarebbe questo, ma potrei prenderli tutti in realtà. Questo è il mio numero 3. Raga, ora ve la faccio vedere così. Adesso che abbiamo finito. Che bella, che bella, bella! Ecco dove erano finiti loro, a far karaoke! Serata stupenda, purtroppo è finita, c'ho i piedi distrutti, però siamo tornati in camera. Guardiamo i regalini dell'evento di stasera, raga, perché comunque ancora io non ho aperto nulla, eh. Allora, che cosa abbiamo? Fatemi tirar tu, oh sì, che bello. Allora, abbiamo... innanzitutto una maschera che domani quando torneremo a Milano ci vorrà, The Rescue Moment, che è per Fera. Poi, ok, c'è il loro fogliettino con tutti i trattamenti da usare, da poter usare. Poi, che cosa c'è qui? The Seaboost Hero, yeah! Che bello! Questo l'ho anche portato qua, ok, la vitamina C. The Multi Balm, ah! Oh. Ok, sì, sì, meno male che l'ho finito questo. Dimmi che è la ricarica, dimmi che è la ricarica, yes! La ricarica bianca, la vera novità. Questo qua, The Dewy Day, che è il Moisturizing Niacinamide and Apricot Cushion Foundation SPF 30. Raga, finalmente ragazzi, abbiamo un foundation coreano con bellino, così con il cuoricino e si apre così e poi qui c'è, si toglie poi il tutto, ma lo proveremo domani. Ho scelto poi, abbiamo fatto come avete ben visto le varie prove, ho il numero 3, quindi il 3 per ora è il mio. Perfetto, poi quando prenderò un po' di sole, il 4. Qui abbiamo anche dei Boyagi Reusable Wrapping Cloth. Wow! Ah, e poi un biscottino. Carino, carino, che bello! Adesso, io direi, ci siamo divertiti tantissimo. È un po' stancante, è stata una facchinata, far tutto così, no, in una giornata. Andiamoci a fare skincare e vediamo se ho imparato qualcosa da questa masterclass. Ah, fermi tutti, c'erano anche questi altri due multibalm. Ok, questo è quello colorato. Ah, e questo è l'involucro, quello completo. Ok, ah, bene. Quindi, cambio location. Tre step super importanti per avere una pelle fantastica. Io devo dire che grazie, ormai è un anno che usiamo Yepoda, super perfetta. Numero uno, la doppia detersione. Sì, si toglie tutte le impurità della journée. Numero due, moisturizing. E lui
ha usato sulla modella prima il Demi-Steve e lo ha spruzzé un po' così, ok? E poi ha usato The Sea Boost Hero, così, ok? E lo ha messo tipo in un modo così. Perché la fase numero 2 serve per andare a idratare la pelle. Ho imparato, raga. Mamma mia. E poi lui fa una cosa che in realtà io pensavo che non si facesse. Perché ha unito la crema da giorno con il siero, questo qua. Ma avete visto, no? Che l'ha unito insieme. L'unica cosa è che siccome adesso si deve andare a letto, raga, io faccio così. Mi metto prima il Repair Hero. Ok, e mettiamo così, e poi dopo ci mettiamo la crema da notte, perché dobbiamo mettere The Midnight Magic. Ok, e poi per la parte 3 la crema solare, ok? L'unica cosa è che si va a letto, ragazzi, cosa mi metto? La crema solare, e quindi facciamo finta di averlo fatto. Ultimo step, lui in realtà poi trucca, ok? E poi riusa il Mistev per fissare anche un po' e rinfrescare e per avere appunto questa pelle super super profumata e super super pulita. Io direi che questa lezione è servita. Sono stato bravissimo. Bene, allora, ho sistemato un po' la valigia, così domani mattina ci svegliamo, facciamo colazione. E poi guardiamo di tornare in aeroporto e tornare a Milano. Ce la faremo? Ce la faremo. Io comunque adesso vi do la buonanotte. E queste 24 ore sono state super super impegnative, ragazzi, ragazze e ragazzo. E nulla, sono stanco morto. Mamma mia, però super soddisfatto e super contento. Sì, sì. Mi è piaciuta molto questa esperienza. Fatemi sapere voi qua sotto tramite commento cosa ne pensate, se vi piace questa novità di Yepoda, se la proverete, ma tanto ne parleremo poi approfonditamente. E soprattutto fatemi anche sapere se questo mega vlog super lungo parigino vi è piaciuto oppure no. Fatto sta che per oggi è tutto, ma noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Buonanotte! Però com'è comodo sto lettone enorme.